Ciao a tutti i lettori di Windows Blog Italia da Biagio. Quest'oggi vogliamo recensirvi Microsoft Lumia 950 e 950 XL, i nuovi dispositivi top di gamma prodotti da Microsoft. Analizziamo ora il contenuto della confezione di vendita dei Lumia 950 e 950 XL, che a differenza di quella del 550 è veramente imponente, sia come dimensioni che come contenuto. All'interno troviamo ovviamente il Lumia 950 950 XL con la cover e la batteria, i manuali con le informazioni di sicurezza del prodotto e le operazioni preliminari. Troviamo anche il caricatore. Il caricatore, il cavo per il collegare lo smartphone al computer e le cuffie. Lo stesso contenuto è presente nel package del Lumia 950 XL. Ve lo mostro. Eccolo qui. Lo smartphone, la manualistica e con caricatore, cavo USB e le cuffie. La confezione di vendita invece del display dock contiene al suo interno ovviamente la display dock. Eccola qui. La guida dell'utente per poter effettuare la configurazione. Il caricatore e il cavo USB Type-C per connettere la dock allo smartphone. Passiamo ora ad analizzare il design dei nuovi dispositivi. I tempi del Favola Design sono definitivamente terminati, così come la divisione mobile nelle mani di Nokia. Con i nuovi Lumia 950 e 950 XL, Microsoft ha deciso di presentare un nuovo design per i suoi smartphone. Se dai primi render siamo rimasti abbastanza inorriditi dall'aspetto dei due smartphone, ora che li abbiamo tra le mani ci siamo in piccola parte ricreduti. Il Lumia 950 e suo fratello maggiore 950 XL sono dei dispositivi semplici e raffinati allo stesso tempo, in grado di restituire un'ottima piacevolezza d'uso. Elegante ma invadente è l'oblò in vetro della fotocamera con il triplo flash LED. Ispirato a quello del Lumia 830, è leggermente sporgente, ma non è minimamente fastidioso. Anzi, forse è l'unico elemento che dona più carattere a degli smartphone esteticamente un po' banali. Non molto tempo fa vi abbiamo mostrato il video dello scricchiolio della back cover. Avendo due Lumia 950 in redazione, abbiamo provato una cosa. Il Lumia 950 nero lo abbiamo aperto seguendo alla lettera le istruzioni per la rimozione della cover. Il 950 XL bianco lo abbiamo aperto, diciamo, a modo nostro. Indovinate quale dei due scricchiola? Il Lumia 950 XL. Occhio quindi a come rimuovete la cover posteriore, potreste andare incontro a dei problemi di scricchiolio. Quale preferiremmo tra il Lumia 950 e il 950 XL? Il Lumia 950 è ottimo perché è molto maneggevole e per chi è alla ricerca di un top di gamma tascabile. Il Lumia 950 XL è identico, solamente che è più grande, pur rimanendo veramente, ma veramente leggero. Parliamo ora del display. Se il display del Lumia 1520 ci aveva stupiti, quello del Lumia 950 e 950 XL ci ha lasciati a bocca aperta. I due nuovi gioiellini hanno una risoluzione incredibile, una fortissima luminosità che ne consente tranquillamente l'uso al sole e la protezione del vetro è affidata alla tecnologia Gorilla Glass. Per dovere di cronaca, il Lumia 950 XL ha avuto un incontro ravvicinato con il pavimento, ma non ha neanche un graffio. Ha un aspect ratio di 16 noni, tutte le app sono avviabili, ma non tutte supportano la nuova risoluzione. La presenza di qualche linea nera nelle app verrà risolta con successivi Il Lumia aggiornamenti. 950 purtroppo non ha la radio FN, eccola qui, che invece è presente nei Lumia 950 XL. Radio, eccola qua.
Si arriva ora al punto dolente, la batteria. I Lumia 950 e 950 XL riescono ad arrivare a fine giornata o anche di più? La risposta è ni, e ora vi spieghiamo il perché. Abbiamo fatto diverse prove. L'autonomia varia da 15 a 26 ore. Nel nostro articolo sul blog troverete una tabella che spiega meglio le varie prove che abbiamo effettuato. Abbiamo eseguito le prove su entrambi i dispositivi e le differenze sono veramente minime. Disabilitando tutte le funzioni che non servono, si riesce tranquillamente a superare la giornata intera. Se invece volete fare i fighi, permetteteci il termine, con lo sblocco tramite la retina, l'attivazione dello smartphone con i Cortana, il Microsoft Band 2 sempre al polso e la schermata Glance per vedere l'orario in un colpo d'occhio, beh, dovete caricare lo smartphone ogni fine giornata. Lumia 950 e Lumia 950 XL sono dotati della tecnologia Fast Charging, supportata dai nuovi processori Snapdragon. Questi permettono di ricaricare la batteria in minor tempo rispetto ai modelli attuali. Lumia 950 XL si carica al 50% in appena mezz'ora e al 100% in un'ora e mezza. Abbiamo già avuto modo di sperimentare le immagini e i video girati dalle nuove fotocamere di Lumia 950 e 950 XL. Come avevamo anticipato nel nostro articolo dedicato, c'è molto di più di un sensore da 20 megapixel. L'intero comparto fotografico, dalle ottiche alla tecnologia PureView, è stato completamente rivisto e migliorato. Il risultato più che grande, però, è stato ottenuto sull'elaborazione post-scatto delle immagini, grazie ai nuovi algoritmi. Se le foto diurne erano più che buone già sul Lumia 1520, grandi passi in avanti sono stati fatti con le foto notturne dei 950, che ora sono oggettivamente spettacolari. Vi mostro un altro esempio. La modalità automatica è un aspetto che Microsoft, insieme al team della divisione Imaging, ha tenuto maggiormente in considerazione. Ora è possibile scattare immagini di ottima qualità anche se non si è esperti di fotografia. La funzione Rich Capture è stata rinnovata e permette di gestire tutti i parametri, il sensore ed il flash al meglio, dando risultati veramente eccezionali. I tre LED, eccoli qua, i tre LED della fotocamera dei nuovi Lumia agiscono in maniera intelligente e si attivano a seconda del tipo di luce che c'è al momento dello scatto per compensarla. Il risultato è che se la luce è calda, correggerà con della luce fredda e viceversa. Le immagini animate hanno fatto a loro volta un ulteriore step in avanti. Ora sono molto ma molto più semplici da gestire, fondamentalmente perché sono un tutt'uno con l'immagine. Questa novità permette di condividere fotografie come tali o come clip video sui social network, semplicemente con un tap. Vi ricordiamo inoltre che le immagini animate sono riproducibili anche sui PC o sui tablet tramite l'app foto di Windows 10. Anche i video sono straordinari, grazie anche allo stabilizzatore ottico meccanico. Vediamo ora molto velocemente quelle che sono le impostazioni presenti nella fotocamera. Possiamo ovviamente scegliere la dimensione dell'immagine, se è solo un 16 megapixel, 8, oppure un JPEG da 8 più un file DNG, quindi per, che raccoglie insomma lo scatto al naturale che potete modificare successivamente. Possiamo scegliere anche la messa a fuoco, se è quella, usare quella del flash, quella automatica o sempre disattivata. Se acquisire o meno l'immagine animata, la registrazione dei video, abbiamo il Full HD o arriviamo tranquillamente al 4K. E possiamo decidere se usare la stabilizzazione del video digitale oppure no. I nuovi Lumia 950 e 950 XL sono lanciati con Windows 10 Mobile. Build 10586.0 è aggiornabile a 10586.36 nel momento in cui giriamo il video. E il firmware Lumia Windows 10. Supporta tutte, ma proprio tutte, le funzioni del sistema operativo mobile Microsoft, incluse le registrazioni delle chiamate vocali. Grazie al programma Windows Insider, Microsoft ha dato a tutti la possibilità di provare le build in fase di sviluppo. Abbiamo seguito assieme lo sviluppo di Windows 10 Mobile e quindi evitiamo di dilungarci su questo argomento. Vediamo ora le nuove funzionalità presenti nei nuovi Lumia. Non tutti sanno che i nuovi Lumia 950 e 950 XL integrano la funzione di attivazione vocale. Proviamola.
Ehi Cortana? Ecco, eccola qui. Windows Hello è il modo più personale per accedere ai dispositivi Windows 10 Mobile con una semplice occhiata. Otterremo un livello di sicurezza aziendale senza dover digitare una password. Proviamo ad accedere al dispositivo. Iniziamo con il Lumia 950. Ecco qui. Proviamo anche con il 950 XL. Ecco qui anche questo. In pochi secondi il dispositivo viene sbloccato. Utilizzo e sto utilizzando gli occhiali da vista. Come avete potuto vedere, il dispositivo è stato sbloccato senza alcun problema. Per configurare Windows Hello o per migliorarne il riconoscimento, recatevi in Impostazioni, Account, Opzioni di accesso. Windows Hello. Come potete vedere, c'è scritto Windows Hello Beta. Ebbene sì, la funzionalità è ancora in fase beta, ma come avete potuto vedere, funziona abbastanza bene. Windows 10 Mobile supporta anche la funzionalità USB OTG. Quest'ultima permette di collegare memorie esterne tramite la porta USB, ma anche molte altre periferiche. Questa funzione necessita di driver specifici e quindi non farà la sua apparizione sugli attuali terminali prima dell'arrivo dei firmware ufficiali, che verranno distribuiti insieme al nuovo sistema operativo mobile di Microsoft. Proviamo a collegare l'adattatore micro USB Type-C allo smartphone. Colleghiamo una pendrive. Un attimo di pazienza. Ecco qui. Rechiamoci in Esplora File. Ed ecco qui. Unità USB. Concludiamo in bellezza con la funzionalità Continue, che grazie alle Windows App permetterà di trasformare lo smartphone in un vero e proprio PC. Basta collegare lo smartphone ad un monitor esterno e ogni elemento dell'interfaccia verrà automaticamente riadattato per sfruttare la maggiore superficie del display. È possibile collegare mouse e tastiere via cavo o Bluetooth, che offriranno all'utente degli strumenti di input simili a quelli del PC. Continuum testimonia la grande capacità di adattamento dell'interfaccia delle Windows App di Windows 10 ai dispositivi più disparati, dai PC passando per i tablet fino ad arrivare agli smartphone. Per poter usufruire di Continuum c'è bisogno di Microsoft Display Dock. Eccolo qui. Qui abbiamo il connettore per collegare la Display Dock allo smartphone. Nella parte posteriore invece abbiamo l'alimentazione, il cavo HDMI, quindi da collegare allo schermo esterno, e abbiamo le porte USB per collegare magari un mouse, tastiere o chiavette USB e quant'altro. Per la nostra prova abbiamo deciso di utilizzare tutti i dispositivi Bluetooth. Useremo la tastiera Bluetooth di Microsoft e l'ACTouch che abbiamo già collegato. Per avviare Continuum basta semplicemente collegare il connettore alla display dock. Ecco qui. Continuum verrà avviato. Potremo utilizzare ovviamente il mouse o il touchpad presente qui. Eseguiamo ora un primo avvio di Continuum. Un messaggio ci darà il benvenuto all'interno di Continuum. Il messaggio recita: ora dovresti vedere quattro frecce negli angoli della TV o del monitor. In caso contrario, seleziona assistenza sul telefono per informazioni su come eseguire alcune regolazioni. Nel nostro caso visualizziamo le quattro frecce, quindi clicchiamo su È visibile all'interno dello smartphone. Verrà avviato un breve video sulla TV o sul monitor connesso per vedere Continuum in funzione.
E voilà, è pronto. Bene, cari lettori, dopo aver eseguito un primo avvio di continuo, proviamo a vedere quali sono le funzionalità, le app già compatibili con questa funzione. Ovviamente la prima app che vi mostriamo è quella del nostro blog, Windows Blog Italia. Vi ricordiamo che l'app è disponibile già per Windows 10 e per Windows 10 Mobile e, come volete vedere, funziona anche con continuo. Proviamo ad aprire un articolo. Eccolo qui. È abbastanza veloce, fluida. Per tornare indietro c'è il pulsante presente in basso a sinistra. Se invece ci rechiamo nell'angolo in alto a destra, è possibile visualizzare il simbolo della X per chiudere l'app o quello per ridurla di icona. Un'altra app compatibile già con Windows 10 Mobile è l'app di Facebook. Microsoft infatti ha già provveduto ad aggiornarla per renderla compatibile con il sistema. Questa è la nostra pagina, vi invitiamo a mettere mi piace se non l'avete già fatto. Un'altra app ovviamente compatibile è sicuramente lo Store. Come potete vedere, abbiamo la stessa interfaccia grafica presente sulla versione desktop o tablet di Windows 10. Proviamo ad avviare la nostra app. Eccola qui. Come potete vedere, alcune app risultano disattivate. Questo perché? Perché non è disponibile la modalità continuo, nonostante magari il gioco sia disponibile già per Windows 10 e Windows 10 Mobile. Per quanto riguarda i giochi già disponibili con funzionanti con continuo, abbiamo questo, di cui abbiamo, insomma, in cui abbiamo scritto un articolo dedicato pochi giorni fa. Eseguiamo l'avvio. Gioco è sicuramente il solitario di casa Microsoft, eccolo qui. La stessa app disponibile per Windows 10, Windows 10 Mobile, eccola qui. Un'altra app compatibile con continuo è sicuramente la posta di Outlook, ecco qui. Oppure ancora le impostazioni, identiche in tutto e per tutto nella versione disponibile in Windows 10. Proviamo, non lo so, personalizzazione. Qui possiamo vedere la schermata start, possiamo modificare ovviamente i colori e così via. In basso ovviamente abbiamo il pulsante per avviare Cortana, oppure quello per visualizzare e per chiudere le eventuali app aperte e disponibili. Le altre app già aggiornate per continuo, abbiamo ovviamente le app di MSN, quindi il meteo, oppure l'app notizie, eccola qui. Oppure ancora, vediamo cos'altro posso mostrarvi, l'app di sport. Anche questa funziona e funziona egregiamente. In basso a destra invece abbiamo il pulsante del centro notifiche. Come potete visualizzare, attualmente si visualizza il centro notifiche uguale alla versione per mobile, non a quelle per PC. Microsoft è già, insomma, a corrente di questa situazione non proprio bella da vedere graficamente, e quindi sicuramente con le prossime versioni di Continuum, del sistema operativo mobile di casa Microsoft, verranno aggiornate tutte queste funzionalità. La continuo funziona abbastanza bene, anche se sicuramente i margini di miglioramento ci sono e siamo sicuri che Microsoft non ci deluderà. Abbiamo atteso un po' per proporvi la nostra review dei nuovi top di gamma, così da avere un quadro complessivo migliore grazie anche agli ultimi update rilasciati e al maggiore supporto a Continuum per le app e i giochi che sta arrivando solamente negli ultimi giorni.
Rimanere con il vecchio smartphone Lumia vi consentirà certamente di godere tutti i vantaggi offerti da Windows 10 Mobile, ma non vi permetterà di godere delle innovazioni come Continuum e Windows Hello. Se all'inizio eravamo un po' scettici circa la scansione della retina o la reale utilità di Continuum, dopo aver provato questi smartphone siamo veramente soddisfatti. Certamente i margini di miglioramento ci sono e siamo sicuri che Microsoft riuscirà a fare di più. La scelta del materiale con cui è stata realizzata la scocca non è stata vincente. Microsoft avrebbe potuto curare meglio questo aspetto sui suoi top di gamma. Inoltre, l'anello presente intorno alla fotocamera del Lumia 950 tende a sporcarsi molto facilmente. Molte app, pur avendo la versione per Windows 10 e Windows 10 Mobile, non supportano Continuum. Infine, la mancanza di app come Periscope o Snapchat o la presenza di app come WhatsApp, Instagram e Twitter che non sono state ancora aggiornate a Windows 10 Mobile non permette di godere di un'esperienza utente a livello di quella, ad esempio, delle app sviluppate dalla stessa Microsoft. Vi consigliamo l'acquisto dei due top di gamma di casa Microsoft, ma sicuramente non a prezzo pieno. Per qualsiasi domanda, curiosità o altro, scrivete nei commenti del post sul blog, il cui link è disponibile qui sotto, insieme al bottoncino per iscrivervi al canale. È tutto per questa recensione. Un saluto da Biagio e da tutta la redazione di Windows Blog Italia.